è morto alle 7:40 a Roma, nella clinica Quisisana di cui era anche proprietario, Giuseppe Ciarrapico, era gravemente malato da tempo. Classe 1934, dal 2008 al 2013 senatore per il Popolo della Libertà, Ciarrapico è stato imprenditore, nella sanità, nell'editoria, tra gli altri campi, e presidente della AS Roma tra il 1991 e il 1993. Dichiaratamente simpatizzante del fascismo, nel 2001 partecipò ai funerali del fondatore di Massimo Morsello, tra i fondatori di Forza Nuova, fu vicino a Giulio Andreotti e la sua mediazione, sollecitata da Carlo Caracciolo, tra Silvio Berlusconi e Carlo De Benedetti fu determinante per il lodo Mondadori. Proprietario delle terme di Fiuggi, era detto il re delle acque minerali. Nella cittadina laziale inventò anche un premio internazionale dove riuscì a portare persino Mikhail Gorbaciov, come ha ricordato alla di Kronos Stefano Andreotti, figlio del 7 volte presidente del Consiglio Democristiano, non lo definirei un amico di famiglia, ma sicuramente ebbe un rapporto cordialissimo con mio padre, che certamente sarebbe molto addolorato per la sua morte. Era una persona vulcanica. Nel ricordo di Stefano Andreotti torna l'attività di Ciarrapico nel campo della sanità, con la gestione di case di cura molto apprezzate, che mio padre scelse sempre quando dovette sottoporsi ad interventi molto seri. E qui c'è spazio anche per il ricordo di un episodio tragico, mio padre era ricoverato a Villa Stuart nello stesso periodo in cui si suicidò Alighiero Moschese e raccontava sempre di aver udito quello sparo nella notte. Poi il calcio, da tifoso laziale dice Stefano Andreotti non conosco molto quella vicenda, ma penso che mio padre non lo costrinse ma certo lo convinse a prendere la proprietà della società. Il Ciarra, come tanti lo chiamavano a Roma, fu anche editore, la sua azienda nel Cassino stampò libri e fascicoli a sfondo revisionista sul fascismo e in particolare della Repubblica Sociale Italiana sotto i tipi, della Ciarrapico Editore, a cui collaboravano tra gli altri Marcello Veneziano, che fu direttore editoriale, e, negli anni 70, il giornalista Guido Giannettini. È stato uno dei primi e dei pochi, racconta Gianfranco Fini, che negli anni 70 è ancor prima dato vita ad un'editoria di destra, sempre convinto delle sue idee senza alcun tentennamento. Sono in tanti dal mondo della destra a piangere Ciarrapico, amico fraterno di mio padre Romano Mussolini, uomo sempre vicino alla nostra famiglia scrive per esempio su Twitter Alessandra Mussolini. E se più recentemente ha controllato numerosi quotidiani locali, tra i quali Ciociaria Oggi, Latina Oggi e Nuovo Oggi Molise, che fanno capo a due società editoriali, Nuovo Oggi SRL, ed Editoriale Oggi SRL, a Roma è stato tra l'altro proprietario della clinica Villa Stuart, del Policlinico Casilino, della Casina Valadia, avventura finita male, con un crack da 70 miliardi di lire e una condanna a 3 anni per ricettazione fallimentare, del bar Rosati in Piazza del Popolo. Diverse le disavventure giudiziarie, il suo vitalizio da parlamentare era stato anche sospeso dal Senato nel 2015 per le condanne penali.